Buongiorno, buona vigilia di Capodanno. Io ho fatto colazione e ancora i piccoli stanno dormendo e niente, ho aperto solo questo, ma vado ad aprire tutte le altre e iniziamo una giornata. Stamattina mi devo sistemare tutti questi mobili della cucina, perché poi ieri mio marito ha comprato due o tre cosette e me le ha tutto ammucchiate lì. Ma se devo prendere una cosa devo togliere tutto, quindi la scusa, puliamo e ora teniamo di nuovo e ci aggiorniamo dopo. Beh, vi lascio lì perché ce l'ho sotto carica, comunque vi faccio vedere un attimino. Vabbè, tolte le patatine che erano pure in mezzo ai piedi, ma comunque questo vedere un po'. Oggi è festa, quindi non è che ci mettiamo a fare chissà che, però l'abbiamo ordinato. Ma i piccolini si sono svegliati. Volete favorire un cioccolatino? Li metto lì sopra, però. Che avevo cercato di tenerli sul tavolo, ma se li sono pappati, pum 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 pum. Vabbè, mi sistemo questo lavandino che sembra una discarica e ci aggiorniamo dopo. Allora, salve, ho finito di lavare i piatti. Ho finito di lavare i piatti con il mio arcobaleno di guanti verde scuro e verde chiaro, perché io sono la sterminatrice dei guanti 2022-2023. No. Sì, lo ammetto, sono io quella che... non lo so, li buco sempre. Comunque, qua ci sono le sfoglie che avevo fatto io l'altra volta e qualcuna è rimasta.
In più, ieri al supermercato me ne sono comprata altre due, ma quella in evenienza, se dovrebbe servire, eccola qua. Ho preso questa qua. Piaceri italiani. E chiudila. La luce è accesa. Chiudila. No. Mo vado a fare il suo, sono praticamente le due, mi devo mettere proprio all'opera. Io non c'è, sono su. Quale luce c'è? Questa. Ok. Allora, vado a prepararmi il sugo. Così, nel frattempo che il sugo un po' si prepara, poi metto la carne a marinare. E poi faccio la besciamella. Yuhu, stiamo arrivando alla fine dell'anno. Anche se questa sera non facciamo granché, siamo solo come sempre noi, noi cinque più mio suocero. E niente, diciamo, ho preso la carne, la lasagna, quindi si fa comunque un bel cenone. Non facciamo tortellini perché tanto i bimbi non ne mangiano. E niente, bando comunque un po' alle cioncelle, poche chiacchiere, più frutto. Mi metto all'opera e faccio il sughetto. Allora, prendiamo la padellina. I bimbi di sottofondo ci stanno sempre, non vi preoccupate che non vanno da nessuna parte. Posso evitare comunque di mettere io le colonne sonore, perché quale suono è bello, ma proprio al massimo, al 100%, proprio le urla del... Ma che Merry Christmas, che Jingle Bell, le urla dei bimbi ci vogliono! Quelle sì che sono proprio via, pace delle ore. Allora, fanno fare l'imbragana Federica. Qui ci stanno due bustine di carne trita. No, fuori no! Anna, chiudi! Ecco, sono ancora a freddare qua. Così la soffriggiamo e poi ci mettiamo il sughetto. Preparo la besciamella.
qui ancora c'è la carne, ma quella ancora diciamo che è presto farla. Qui ci sono delle lenticchie che mi ha dato mamma. E niente, io mi sto guardando un po' di TV. Pizzico un po' con due patatine. A dopo.